Buongiorno Presidente, buongiorno a tutte le autorità religiose, civili e militari. Devo ringraziare, come ho detto prima, intanto subito il Consorzio di Bonifica e il suo Presidente, perché, come ho detto, sono stati giorni difficili e ancora una volta assieme li abbiamo superati. Proprio in questi giorni abbiamo assistito e toccato con mano il motivo per cui siamo qui questa mattina, per testimoniare l'indispensabilità del lavoro di questi uomini, che ringrazio e saluto, e delle opere da loro compiute e quelle che oggi andremo soprattutto ad inaugurare. Il Comune di Badia, assieme a tutti gli altri comuni della provincia, che saluto tutti i colleghi sindaci, unitamente alla Regione e alla Provincia, hanno accolto l'idea di creare intorno a questo confronto un momento celebrativo nell'ottica di dare la giusta luce al lavoro della bonifica in generale, e a questa straordinaria opera che oggi inauguriamo in particolare, per continuare nell'evoluzione del nostro paesaggio, della nostra cultura e della nostra economia. A lei, Presidente Branco, e a tutti i suoi collaboratori, un grazie di cuore da parte di tutti noi. Buona giornata. Sono luoghi in cui la storia, il paesaggio e l'identità di chi li abita sono legati in modo inseparabile all'agricoltura. In queste terre, un canale per l'irrigazione è molto più che un canale per l'irrigazione. Custodisce le memorie e ispira il futuro di chi le abita. PNRR, sapete quanti sono? Sono 235 miliardi di euro. 80 milioni sono fondo perduto, vuol dire che ce li danno e qualcuno dice ce li regalano. No, vorrei ricordare che l'Italia è contribuente netto dell'Europa, cioè tutto quello che ci danno gliel'abbiamo già dato noi prima. Quindi finiamo ad andare lì col cappello in mano in Europa, tanto per iniziare. Questi sono soldi nostri. Il problema sapete qual è? Che ho una grossa preoccupazione, ascoltando anche Vincenzi prima, e ti ringrazio per le belle parole, ho la grossa preoccupazione che i 235 miliardi alla fine non verranno tutti messi a terra, diciamole sta robe. Però ci sono delle comunità efficienti, qua Adige Po, Branco ne dà una dimostrazione, assieme a Volpina, a tutti. Fra l'altro un applauso a tutti quelli che hanno lavorato, stanno lavorando. Però alla fine forse una battaglia vera da fare a livello nazionale è quella di chiedere un overbooking nazionale. Cioè cos'è l'overbooking? Non è che Zaia viene qui a citare robe inglesi. Vuol dire che tutti hanno il loro salvadanaio. Chi non riesce a investire prende i soldi del suo salvadanaio, li riporta nel contenitore nazionale e verranno dati a coloro che sanno investire. Questa è la mia cosa. Siccome lo strumento dell'overbooking esiste nei fondi comunitari, io spero che anche nel PNRR venga attuato. Io sono anche stanco, lasciatemelo dire da Veneto, di sentirmi dire sempre questa solita litania, no? Ma l'Italia non utilizza i fondi comunitari. Andate a dire i nomi e i cognomi di chi non li utilizza i fondi comunitari, perché noi veneti li abbiamo sempre utilizzati tutti. Questo deve essere chiaro per tutti, no? Dopodiché, sul fronte delle opere, guardate, noi abbiamo un territorio, lo capite da queste immagini, lo vedete guardando i 67 km là di getto e comunque la morfologia dei fiumi del Veneto è un po' complicata. 2010 noi abbiamo avuto 235 comuni alluvionati, io ho esordito da presidente con l'alluvione, 10.040 famiglie e imprese sotto acqua. No, lo dico perché i fiumi sono belli da vedere, da frequentare, ma a volte se ci incazzano fanno danni. Abbiamo avuto anche dei morti. E allora decisi di fare, anzi, chiesi una roba: ma da quanto tempo è che non si fanno opere? E mi dissero: l'ultimo grande bacino l'hanno fatto 80 anni fa, era Montebello. Mesi di lavorazione, questo che io ho definito il piano Marshall delle opere idrauliche. Ne è venuto fuori che ad oggi noi abbiamo già messo a terra 2 miliardi e mezzo di euro di opere, 23 bacini, nuovi bacini di laminazione, 13 dei quali sono già operativi, e questo ci ha permesso di dire, non che il Veneto è sicuro al 100%, perché la sicurezza al 100% non c'è mai, ma che in questa occasione provare la soddisfazione di aprire e utilizzare il bacino di Caldogno, 4 milioni di metri cubi, 109 ettari, è nuovo, prima non c'era,
ci ha permesso di mettere in sicurezza la città di Vicenza, il Vicentino, parte del Padovano e poi Muson dei Sassi, un pezzo di Montebello e molto altro ancora. Quindi questa è la dimostrazione che se si fanno le opere comunque si riesce anche a fronteggiare la forza della natura. Ai cittadini dico due o tre robe. La prima, che la natura è sempre più forte di noi. Non dobbiamo collare l'illusione di essere più forti della natura. La seconda, non è che possiamo vivere nell'alibi, lo dico ai cittadini, che se il bollettino dice questo, se la messa in sicurezza è in campo a questi signori, noi non ci preoccupiamo più dell'ambiente, perché l'ambiente lo devastano, diciamo, i grandi devastatori, ma lo devastiamo anche noi nelle piccole azioni di ogni giorno. Lo dico perché noi ci siamo ritrovati che con le alluvioni e i fiumi in piena c'è ancora chi non ha capito la pericolosità, che non si deve andare ad esempio sugli argini a fare i filmati. E quindi io trovo anche assurdo che si debba fare appello ai cittadini perché se ne stiano a casa e non vengano a tracciare il traffico quando abbiamo delle difficoltà e delle emergenze come queste. Chiudo con un appello. Ecco, noi abbiamo un problema, ragazzi. Parlo con gli addetti ai lavori. L'ufficio complicazioni affari semplici. Bravo, bravo. Cioè, tutti dicono, bravo Zaia che ha fatto i bacini. A me viene da piangere. Di 23 ne ho ancora 10 da realizzare, sono passati 13 anni. Sarei da licenziare? Ma a voi sembra normale che un'opera che salva la vita alle persone possa attendere 13 anni? A voi sembra normale che il primo che passa per strada mi blocca un'opera pubblica? Mi sembra un paese normale questo. Il che non vuol dire che noi non dobbiamo discutere, il che non vuol dire che non si debba confrontarci, il che non vuol dire che non si debbano rispettare le idee di chi non la pensa come te, ma dopo un po' tu dici l'interesse collettivo qual è? Non è il tuo, quindi andiamo avanti. Guardate che il vero tema oggi non sono tanto le risorse, ma sono le complicazioni per mettere a terra queste risorse. Io non so se una parte di Italia si è omologata a sto andazzo, ma noi qui ne abbiamo le palle piene di sta roba, perché abbiamo voglia di fare, abbiamo voglia di investire le risorse e questo andazzo non ci piace. Quindi l'appello veramente che faccio è che si sburocratizzi, che si nominino commissari con pieni poteri, e che non vuol dire che dobbiamo passare alla dittatura delle opere pubbliche, ma nel rispetto delle idee di tutti. Poi le opere bisogna farle, perché sennò vuol dire che noi non abbiamo neanche rispetto di quello che è la maggioranza silenziosa, che è sta foresta che cresce, che sono i cittadini che non hanno voce, che si ritrovano le opere bloccate da quelli che sono organizzati, che sono tutto il giorno lì. Guardate gli orari nei quali scrivono su internet, mi domando che lavoro chi fa, ecco. Se voi sapete che abbiamo un sacco di premi Nobel, solo che a Stoccolma non si sono ancora accorti. Ma ce li abbiamo su internet, tutti laureati su internet. Però io penso che ci debba essere rispetto nei confronti di chi fa le opere e dei cittadini che hanno diritto ad avere le opere pubbliche.